Buonasera amici della Mondo Futsal TV, siamo qui collegati dal Meucci di Aprilia, Emanuele De Conne e Valerio Di Prospero per la 10ª giornata del caccia a 5 allievi. Stasera si sfideranno Eagles Aprilia contro la Visfondi. Sepe in possesso di palla, la scambia con Fiore, bene, sale Sepe palla a piede sulla destra, Sepe in area di rigore, il tiro e la rete! Il vantaggio del Visfondi! 1-0 il gol di Sepe, scambia ancora con Fiore, passaggio per Sepe, Sepe davanti a sbraccia, Sepe! Il gioco di gambe si perde, poi Fiora ancora e salva sulla linea. Ricomincia di roba per Orlando. Orlando prova direttamente la conclusione. Sfera che termina alta. Fischia adesso. Parte Screpante alla rete. Il pareggio dell'Eagles proprio con lui. Screpante. Andare alla conclusione poi con Screpante. Allora ci prova ancora Bonifazi. E vola Maiorino, corto per Sepe, contrastato da Bonifazi, bene che recupera la sfera, ancora Screpante sulla destra, la conclusione, ancora Screpante per il 2-1. E allora Fiore, questa tre passaggio, chiude bene De Santis, davanti il portiere, da 3-1 Eagles con De Santis. Viene ancora chiuso da Bonifazi in fase di interdizione, molto bravo, ancora lo scambio con Screpante, Bonifazi, serve De Santis, segna di rigore e il gol ancora di Screpante. 4-1 e sempre Screpante. L'alza per Licciardi, scambio con Fiore, buono con Sepa, ancora va in area di rigore Fiore, Fiore con la punta e sbaglia, centrale ancora per Bonifazi, sposta la sfera poi con Screpante, sale sulla sinistra, lo vede adesso Bonifazi, la conclusione, Bonifazi si concede anche il gol, chiuso Fiore, poi Screpante in area di rigore, il dribbling serve Mauro, Mauro muove la sfera poi Bonifazi, la conclusione chiusa ancora dal fondo, adesso può andare in contropiede Di Fazio, guarda solo Di Fazio, la conclusione 5-2 Di Fazio per il Fondi, Screpante chiuso in un primo momento ancora dalla difesa del Fondi, Screpante in area di rigore, la conclusione, pallone che termina alto di un soffio con i piedi, fatto non c'è fallo, può ancora andare l'Igoz con Screpante, poi Ricciardi intercetta, allora sulla destra Di Fazio, se l'alza benissimo Di Fazio, in area di rigore sbraccia, che gran parata qui, salva l'Eagles sulla destra, il passaggio centrale c'è Orlando però che va via tosto, sulla sinistra Orlando può correre adesso, il numero 5 dell'Eagles, la conclusione 6-1 Eagles, ha fatto tutto Orlando. Screpante ancora spalla alla porta, Screpante conclude direttamente, ancora riconquista la sfera, Screpante in area di rigore, Screpante entra, salva Maiorino, serve Screpante, chiuso da Di Fazio, quindi Fiore recupera il pallone, poi l'Eagles ancora Screpante con la punta del piede di Gioia, serve Orlando sulla sinistra, Orlando conclude, sfiora il palo da parte del numero 18 dell'Eagles, adesso il passaggio, adesso riconquista la sfera per Orlando, Orlando in area di rigore, passaggio a porta vuota per il 7-2 dell'Eagles con Di Gioia, batte subito però l'Eagles, il passaggio Conforti poi va a concludere in area di rigore per Orlando, Orlando il tocco per Screpante, Screpante prova a prendere campo, il palo di Screpante, adesso il lancio per Sepe, chiude bene ancora Orlando, Screpante con il tacco per Di Gioia, 8-2 Di Gioia, e poi Fiore non si chiude lo scambio fra due, Orlando adesso sbaglia, adesso Sepe davanti la porta, quindi Maiorino sempre per Sepe, spalla la porta, riesce ad agganciare la sfera alla rete, il gol di Sepe, si rimane sempre lì, quindi poi Orlando, conclusione strozzata da Fiore, adesso Di Gioia, parte adesso Fiore e la rete del Fondi con Fiore, e Fondi può entrare in partita, adesso sbaglia il passaggio con Fortina di rigore, Fiore salva sulla linea Orlando, ancora fallo scivolata su tanto sulla sinistra, Sepe esce, palla al piede del palo, il palo del Fondi con Fiore, via con il destro Ricciardi, Ricciardi ancora lo scambio con Fiore, non si chiude con Forti, recupera ancora Ricciardi, in area di rigore Ricciardi, il Fondi rientra in partita, allora Bonifazi ancora per l'Eagles, sullo stretto per Di Gioia, in area di rigore Di Gioia su di lui e finisce qui la sfida, l'Eagles conquista 3 punti fondamentali per la classifica, mentre per il Fondi non riesce a risollevarsi da questa brutta situazione. Appuntamento alla prossima settimana, per questa sera è tutto da Mondo Futsal TV.